spogliatoio. Sì, bravo, cerca andartene. Perché sei in cazzo? Stiamo qui. Non te può cazzare. Sì, bravo, scusa, stiamo qui a fare le domande che interessano i cittadini di Roma. Deve. Mottassarti. Motte me lo provo. Capito? E andate. Esci fuori. Ma scusi, ma lei perché ci caccia via così? Noi stiamo qua perché non cercare di capire se funziona. Privata. Ma che poi è privata? L'AMA non è un'azienda municipalizzata. Sì, ma devi aver permesso per entrare. No, famo ste scene, basta. Che sei arrivato? Che sei arrivato? Non mi danneggio il microfono, sennò a me se ne incazzo. Questa accoglienza così affettuosa c'è stata riservata dal personale dell'AMA, l'azienda municipalizzata del comune di Roma, che si deve occupare della raccolta rifiuti. E in questo caso, in particolare, anche della raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. Ora, tutti noi sappiamo quanto è importante la raccolta differenziata dei rifiuti. Perché ci consente di bruciare meno rifiuti e quindi di inquinare molto meno l'ambiente, ma anche di risparmiare parecchio. Perché invece di spendere per lo smaltimento dell'immondizia in discarica, riciclandola e rivendendo quanto ottenuto, produciamo anche dei ricavi che ci consentono di pagare una tassa meno cara sui rifiuti. Quindi, sapendo quanto è importante fare bene la differenziata, abbiamo imparato a dedicare parte del nostro prezioso tempo per separare con precisione tutti i rifiuti. Il vetro va nella busta del vetro, la carta va nella busta della carta e la plastica o i metalli vanno nella busta della plastica o dei metalli. Abbiamo imparato che bisogna essere molto precisi e che ci sono anche delle regole da seguire affinché la nostra raccolta non diventi del tutto inutile. Se il rifiuto di plastica è sporco, bisogna lavarlo con cura prima di riporlo nella sua apposita busta. Se il rifiuto di vetro è sporco, bisogna anche questo, pulirlo per bene prima di riporlo nella rispettiva busta. E naturalmente i rifiuti indifferenziati vanno rigorosamente gettati nel secchio a loro dedicato. Guai a mischiare organico e differenziata. Poi ci sono quelle classiche cose che ci mettono in crisi, tipo questo cos'è? Da fuori sembra carta, ma se lo apriamo sembra un'altra cosa. E allora bisogna, con molta pazienza, studiare nel dettaglio tutte le istruzioni presenti sui cassonetti. Insomma, è una discreta fatica, ma se fatta per inquinare meno e per risparmiare soldi, che poi dovrebbero farci pagare una tassa meno cara sui rifiuti, lo facciamo tutti con piacere. Attenzione però, perché quello che vi stiamo per far vedere oggi, per chi abita a Roma, potrebbe significare che tutto il tempo che impieghiamo a differenziare i rifiuti, alla fine è tutto tempo perso. Materiale riciclabile tipo organico, vetro, carta, la maggior parte delle volte vengono buttati nel camion dell'indifferenziata, vuoi perché il cassone è pieno, è due giorni che non vengono a cambiarlo, vuoi perché non funziona il furgone, quindi è più facile scaricare qua. Tante volte ci sono difficoltà perché il furgone è troppo basso e che va a sbattere sotto, l'alternativa è l'indifferenziata. Quindi di fatto la raccolta differenziata si fa o non si fa? Non come andrebbe fatta, assolutamente no. Abbiamo sentito alcuni dipendenti dell'AMA che ci hanno fatto delle rivelazioni davvero clamorose e che ci hanno portato a fare un giro in uno dei centri di raccolta della capitale, dove i furgoncini dell'AMA che hanno raccolto i rifiuti differenziati di plastica, carta e vetro dovrebbero andare a riversarli ognuno in un compattatore diverso dedicato. Mentre invece, ad ascoltare bene i dipendenti dell'AMA che abbiamo incontrato, le cose purtroppo sembrano andare molto diversamente. Bastava che un furgoncino non funzionava l'asse per scaricare o non c'entrava perché lì vanno troppo alti, i capisquadra ti dicevano vabbè va a scaricare nell'indifferenziata perché sono un po' più bassi, allora si scaricava pure per una stupidaggine dentro l'indifferenziata. Ma questo succede ogni tanto o tutti i giorni? Tutti i giorni. Però tante volte i capisquadra ci ordinavano buttate tutto. Cioè buttate tutto, che si intende? Mischiate, basta che levate dalla strada, al centro questo del Trastevere, è importante non lasciare, che lì ci stanno più i cassonetti, che a Trastevere sono 5 anni che ci stanno più i cassonetti. Anche a te hanno detto di fare così? Sì. Ma questa cattiva abitudine di buttare tutto nell'indifferenziata capita solo per la carta e la plastica o anche per il vetro? Può capitare per esempio che tu vai a Campo Boario, c'hai il vetro e anziché scaricarlo nel cassone lo butti dentro il camion, dentro il compattatore? Sì, oddio, non si potrebbe fare, ma noi ci hanno pure detti i capisquadra. Basta che levate sto vetro, andiamo a levare altre cose per strada. Ho fatto guarda, non si può fare, non è che puoi buttare un bicchiere di vetro. Poi però se altre volte ordinano poi di scaricarlo, basta che levate sto vetro che deve essere vuoto per fare un altro servizio. Cioè il senso è, sti cazzi, scusa il termine, dell'indifferenziata, basta che togliamo il vetro dalle strade. Sì. Ma alla fine a Roma la differenziata si fa oppure no? Guarda, sì e no. No e sì, c'è sta una confusione totale. Ma è mai possibile che i rifiuti differenziati, cioè divisi dai cittadini a casa con tanta cura, vengano poi scaricati tutti insieme nell'immondizia indifferenziata? Ma come? La sindaca Raggi ha pure dichiarato rifiuti entro il 2021 differenziata al 70%. E poi l'Unione Europea mette a disposizione un bel po' di soldi affinché
affinché si faccia meglio la raccolta differenziata e quindi si riducano i rifiuti prodotti. Eppure quello che vi stiamo raccontando l'abbiamo visto personalmente con i nostri occhi. Quindi ora dove stiamo andando? Campo Boario, centro di raccolta di Roma che riguarda il centro, qualche altro pezzetto di periferia tipo Garbatella. Ci sono i furgoni e scaricano la monnezza all'interno dei compattatori. Adesso andiamo a vedere anche il compattatore che riguarda la plastica e il cartone. Sono sempre dentro al piazzale. I camioncini dovrebbero differenziare. Sì, dovrebbero. Poi invece o non funziona una cosa, non funziona un'altra. Che fanno? Scaricano tutto il materiale a prescindere dallo stesso compattatore? Tutto nello stesso compattatore. Effettivamente, guardando dentro i cassoni per la differenziata, abbiamo notato che non c'è solo un tipo di rifiuto. Quali sono i rifiuti della raccolta differenziata? Sono a destra, riguardano il vetro e il cartone. Questo? Sì, questo è cartone, ma se vai a vedere non c'è sta soltanto il cartone. C'è vetro? Sì, vetro, plastica. Questo che cos'è? Questo è vetro. Questo è vetro. In pratica qua alluminio, plastica. È tutto mischiato? Sì, alluminio di nuovo là, plastica di nuovo là e cartone. Questo cassone sarebbe quello del cartone? Sì. E invece non c'è solo cartone? Eh no. Qua vedo... Vetro. Vetro. Plastica, piatti di carta. Tutto mischiato. Non si trova niente perché il piatto è di plastica, non è di carta. Il cassone che dovrebbe contenere solo carta e cartone è pieno di altri tipi di rifiuti. Ma continuiamo il nostro giro. Questo è il compattatore dell'indifferenziato dove dentro c'è l'organico e il vetro. Questo è di vetro, questo è l'organico, questo è vetro, L'organico, questo è indifferenziato, non ci dovrebbe stare né l'organico, né il vetro, né la plastica, né la carta. L'organico è quello là che vedi, sono rifiuti alimentari. Nel compattatore dell'indifferenziata abbiamo trovato un po' di tutto: organico, vetro, plastica e carta. Ma questo, a essere ottimisti, può non volere dire niente. Perché magari la differenziata è stata fatta male dai cittadini a casa e quindi poi è normale che si trovi tutto un po' mischiato. Per capire esattamente come stanno le cose, abbiamo piazzato due telecamere. Una che inquadra i compattatori dove va scaricata l'immondizia indifferenziata. E un'altra telecamera che inquadra i cassoni blu dove andrebbero scaricati solo i rifiuti differenziati, cioè carta, plastica o vetro. Oggi è venerdì, che in teoria è il giorno della carta. Vedete? Questo rosso sulla sinistra è uno dei compattatori di Campo Boario dedicato all'indifferenziata. Infatti, alle 11:08 arriva un camioncino dell'AMA, si avvicina al camion e scarica i rifiuti che ha raccolto. Vediamo cadere un po' di tutto, buste di ogni tipo, compresi i classici sacchi che contengono l'immondizia indifferenziata. E già questo è strano, perché le immagini sono state girate di venerdì, che, come vi abbiamo già detto, dovrebbe essere il giorno della carta. E infatti un'ora dopo, alle 11:58, sempre nello stesso compattatore, guardate bene cosa scaricano: un camioncino sta rovesciando i rifiuti di carta nello stesso camion dove prima avevano scaricato indifferenziata. E questo sembra grave, perché tutta quella carta differenziata con cura a casa si è appena mischiata con tutto il resto. E alle 13:28 arriva un altro furgoncino che scarica rifiuti indifferenziati ancora una volta nello stesso compattatore dove circa un'ora prima avevano buttato la carta. Ma sembra un vero disastro, non ci vogliamo credere. Abbiamo chiesto di commentare queste immagini a una persona che lavora all'AMA per essere sicuri che non ci stiamo sbagliando, e cioè che la differenziata in questo centro di raccolta a Roma ha qualche serio problema. Ma quindi se noi vediamo che nello stesso compattatore viene gettata prima la carta e poi l'indifferenziata, non va bene. Quindi così la raccolta differenziata non è fatta bene? No, perché tutto questo poi viene buttato. Perché poi si mescola tutto, no? E certo. Può essere che un giorno hanno avuto dei problemi, ma guardate cosa succede il giorno dopo. È sabato e guardate bene cosa fanno oggi gli operatori ecologici. Alle 14:07 un camioncino dell'AMA carico di rifiuti indifferenziati con buste di vario tipo e colore si accosta al compattatore e scarica dentro il suo contenuto. Appena 20 minuti dopo, alle 14:28, arriva un altro furgoncino pieno di carta che dovrebbe essere differenziata e invece viene gettata nello stesso camion in cui prima erano stati travasati i rifiuti non riciclabili. Torniamo il sabato dopo. La situazione sarà migliorata. Alle 11:45 vediamo un furgoncino dell'AMA che ha raccolto carta e cartone scaricare nel compattatore e fino a qui tutto regolare. Solo che più tardi, alle 13:59, nello stesso camion viene svuotato il camioncino che pulisce le strade con rifiuti di ogni genere. Ma non si può fare, assolutamente non si può fare, no. La carta non viene più utilizzata, non si può riciclare perché è buttata. Che intendi per buttata? Ce la butti sopra la monnezza delle strade non riciclate e viene buttata. Non viene riutilizzata per il riciclo della carta. E il mercoledì finalmente riusciranno a non sprecare la raccolta di rifiuti differenziati fatta a casa. Nel terzo compattatore rosso buttano prima rami, foglie ed erba, poi un furgoncino nello stesso camion svuota carta e cartone che andrebbero differenziati e infine pochi minuti dopo arriva a scaricare sempre nello stesso compattatore anche un camioncino pieno di spazzatura indifferenziata che riconosciamo dal fatto che ci sono sacchi e sacchetti neri e di vari colori. E la stessa storia ci sembra succeda anche per la raccolta
della plastica, che in questo camioncino vediamo mischiata la carta. Magari poi avranno un macchinario che riesce a separare i materiali, magari, perché nello stesso compattatore poco dopo viene riversata spazzatura indifferenziata che contamina tutta la carta e la plastica accuratamente separata dai cittadini, ognuno a casa sua. Qui la raccolta differenziata sembra far acqua da tutte le parti. Se fosse così sarebbe veramente grave, e se fosse così soprattutto è mai possibile che nessuno tra AMA, Sindaco Raggi, Forze dell'Ordine e Comune di Roma non si sia mai accorto di nulla? Tutto questo in un periodo in cui non si fa altro che parlare di emergenza rifiuti. La Procura di Roma ha aperto un'indagine e giornale e TV mostrano immagini del degrado raggiunto dalla capitale, tra sacchi di immondizia per giorni in strada, ratti che se la spassano indisturbati sui marciapiedi e cinghiali che sconfinano allegramente nel centro abitato. Andiamo a chiedere spiegazioni al centro di raccolta che abbiamo tenuto sotto osservazione negli ultimi giorni. Magari ci spiegano che abbiamo capito male. Buonasera, mi scusi. Volevamo sapere come funziona la differenziata. Ci può dare una mano a capire come funziona? Si rivolga ai responsabili. Ma la differenziata viene fatta secondo tutti i crismi, per bene? Si rivolga ai responsabili e daranno le dovute risposte. Buonasera, lei è responsabile. Sa chi c'è? Che c'è? Che voi non potete entrare così. Ma a noi la questione interessa così tanto che dobbiamo entrare così. Ma non potete farlo. Ma cosa servono questi? Che tipo di immondizia entra qua dentro? È indifferenziata. Sempre e soltanto indifferenziata qua? Certo. Ci hanno detto una cosa, che in realtà dentro questi compattatori non entra solo indifferenziata, ma anche vetro, anche carta. L'hanno visto? Abbiamo pure visto, sì. Qualcosa di filmato, qualcosa? Abbiamo visto. Così come dice lei. E invece non c'è solo cartone. Eh no. Qua vedo... Vetro. Vetro. Plastica, piatti di carta. Allora, se io dicessi che dentro questi compattatori abbiamo visto entrare anche plastica e vetro, lei cosa mi risponde? E anche carta. Guarda, è impossibile, è impossibile proprio. Ma se scoprissimo che la differenziata non viene fatta secondo i crismi? Chiediamo ai cittadini di fare per bene differenziata, no? Staccare la carta dalla plastica, lavare il vetro, come giusto che sia. Se però poi scopriamo che sta differenziata non viene fatta secondo i crismi, i cittadini potrebbero essere incazzati oppure no? Ma è legittimo pure essere incazzati. Avete le prove che noi facciamo questo? Vuol vedere il cassone? Il cassone c'è. Te lo faccio vedere. Adesso ascolti. Ma ha detto lei di vederlo, mo si tira indietro. Io sono gentile con lei. Non abbiamo da nascondere. Non nascondere nulla, benissimo. Visto che non c'è da nascondere nulla, ci fa vedere che c'è dentro il cassone del vetro. Devo chiamare i carabinieri, le forze dell'ordine. Mi indichi qual è il cassone del vetro, mi faccia capire. Ma dai. Su. Tra l'altro, anche nei cassoni blu, quelli dedicati soltanto al vetro o alla carta, abbiamo visto un casino tutto mescolato: vetro, carta, plastica. No, ma chiudo, aspetta. No. Oh, questa è una zona. Oh, è per la privata, c'è un spogliatoio. Sì, bravo, cerca un attimo. Perché si incazza? Stiamo qui. Non te può incazzare. Sì, ma bravo, scusi, stiamo qui a fare le domande che interessano i cittadini di Roma. Deve. Molte meno proprio. Capito? E andate. Cazzo. Esci fuori. Ma scusi, ma lei perché ci caccia via così? Noi stiamo qua perché cercare di capire se funziona. Privata. Ma che poi da privata? L'AMA non è un'azienda municipalizzata. Sì, ma devi aver permesso per entrare. Grazie. Non famo ste scene, basta. Che serie qui? Che serie qui? Questo non è da me, mi provo, sennò a me c'è se incazzo. Sta differenziata, come la fate qua? Niente, siamo venuti a fare due domande sulla differenziata e questa è la reazione, tutti un po' incazzati. Mo' si è pesante. No, non ci incazziamo. Capito, mo' si è pesante. Perché si deve incazzare? Perché mo' si è pesante, perché state scorretti. Ma scusi, ma se è tutto a posto, perché vi incazzate così? Perché voi avete un'autorizzazione per entrare qua, non può entrare così. Ma noi chiediamo qua perché qua che si svolgono le cose. Capito? La fa finita. Basta su, ma perché è così minaccioso, mi scusi? No, non sono minaccioso, siete voi che siete ignoranti. Vabbè, noi siamo ignoranti, noi siamo qua a fare delle domande, siamo curiosi. Ma siamo arrivati a... Che vuoi fa? No, calma, su. No. Che vuoi fa? No, scusi. Che vuoi fa? No, le mani no. No, le mani. Se è tutto a posto, come dice lei, perché vi incazzate così? Perché non ci rispondete serenamente alle domande? Non mi piace quello che fate. Perché non le piace? Perché non si entra così a casa degli altri. Ma questa è casa di tutti, scusi. I cittadini romani pagano di tassa sui rifiuti per far funzionare tutto questo meccanismo, scusi. Se io però le dico che ho visto con i miei occhi entrare dentro i compattatori di differenziata, vetro, carta e plastica, l'ho visto io. Lei che mi risponde, è normale? Ma l'ha visto lei, è un problema suo, io non l'ho visto che l'hanno fatto.
se ciò che le racconto fosse vero, lei che mi risponde? L'ha visto lei, ma io non ci credo a quello che dice lei. Ma se poi viene tutto messo insieme, mescolato nei compattatori, che succede? Non si può più differenziare. Io adesso chiudo, ok? Però dico, se mescolate tutto dentro i compattatori, vetro, carta, plastica, sì, come fate poi a separare? Si separa più? Chieda le autorizzazioni, lei non può venire in questo modo irruento. Ma vabbè, non mi sembra sia stato irruento, sono entrato. Ma hanno messo le mani sul microfono. C'era un tipo, il suo collega, che ha imbruttito all'operatore, mo io sono irruento. I rifiuti mischiati dentro i compattatori vengono separati, come si fa? Niente, vabbè, non hanno avuto neanche rispondere ad alcune delle nostre domande. Quindi noi rimaniamo con questo dubbio: la differenziale si fa bene oppure no?